Scilla è una bellissima località turistico-balneare calabrese, situata nella cosiddetta Costa Viola, poco a nord di Reggio Calabria, ed è uno dei borghi più belli e caratteristici dell'Italia. La località è stata ed è tuttora meta di artisti di ogni nazionalità. Anticamente veniva chiamata Scilla o Scillaion, che probabilmente significa scoglio. Essa sorge sull'omonima punta che è il promontorio Scilleo, affacciato sullo stretto di Messina, anticamente detto stretto di Scilla. Il borgo è suddiviso in quartieri. San Giorgio è il quartiere centrale del paese, dove hanno sede il Palazzo Comunale e la Chiesa di San Rocco, il patrono di Scilla. La chiesa, ristrutturata tra la fine degli anni 70 e il 1990, si presenta in tutta la sua maestosità. Sui lati della facciata si innalzano due file di blocchi in pietra di Siracusa, intervallati da mattoni. Al centro l'imponente portone in legno, suddiviso in 8 riquadri, scolpito dall'artista scillese Rocco Focà. La parte alta riprende lo stile dei templi antichi, con al centro un'opera raffigurante San Rocco in mezzo agli appestati, realizzata in alto rilievo dall'artista locale Mario Benedetto. Ieracari è la parte nuova di Scilla, costituita per la maggior parte da condomini che hanno preso il posto dei vigneti di un tempo. Marina Grande è la spiaggia principale, delimitata sia a nord che a sud da due imponenti costoni di roccia. Qui possiamo notare la Chiesa dello Spirito Santo, che custodisce il dipinto di Francesco Celebrano, La discesa dello Spirito Santo, del 1799. Da questa spiaggia è possibile ammirare il maestoso Castello Ruffo, posizionato proprio su uno dei due costoni di roccia. Chianalea è la zona settentrionale della scogliera, dove si erge il Castello Ruffo, ed è il quartiere più antico di Scilla. Il suo nome deriva da un'antica imbarcazione. La zona è quasi interamente costituita da scogli, con le case costruite a ridosso del mare. Un tempo questo era il quartiere dei pescatori. Qui si praticava la pesca al pesce spada, per mezzo dell'ontre fino agli anni 50, ed in seguito con la passerella, un'imbarcazione a motore con una lunga passerella a prua e un palo centrale detto falere, che serviva per l'avvistamento. Le case dei pescatori, che un tempo venivano utilizzate come riparo per le imbarcazioni, sono state trasformate in caratteristici ristoranti con terrazza sul mare, dove si possono gustare le specialità del posto. Scilla ha anche un piccolo porticciolo a forma di L,
utilizzato come scalo turistico e peschereccio. Esso sorge sotto la rupe dominata dal Castello Ruffo e separa la zona di Marina Grande da quella di Chianalea. Incamminandoci nelle viuzze e scalinate che conducono dalla Marina Grande verso il centro storico, troviamo subito la Chiesa dello Spirito Santo. Essa è tra le maggiori espressioni dell'architettura religiosa del paese. Salendo attraverso le strette scalinate, possiamo ammirare dagli scorci tra le case il mare e la spiaggia della Marina Grande. Arrivati all'incrocio con la Via Nazionale, troviamo la Chiesa Matrice dell'Immacolata. L'edificio appare imponente alle pendici del Castello Ruffo, rivolto verso la chiesa di San Rocco, alla quale anticamente era collegato tramite un cunicolo sotterraneo. Ricostruita per l'ennesima volta dopo il terremoto del 1908, la chiesa presenta una facciata sostenuta da 6 colonne ioniche, prive di base e capitelli, e in alto la statua dell'Immacolata del XVII secolo, appartenute alla chiesa distrutta. Sul lato sinistro della chiesa ci appare il maestoso Castello Ruffo, detto anche Castello di Scilla. La sua posizione, in cima al promontorio roccioso che divide la Marina Grande da Chianalea, domina sia la costa che la cittadina. Il castello ha una forma irregolare, con mura di cinta e torrioni tipiche di una fortezza. Le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al V secolo avanti Cristo, ma le opere più importanti vennero eseguite nel IX secolo dopo Cristo, ad opera dei padri basiliani, per difendersi dalle incursioni dei saraceni. Attualmente è adibito a centro culturale, all'interno del quale vengono allestite mostre e ospitati convegni. Incamminandoci verso il castello, lungo un viale di ciottoli sopra l'antico ponte, possiamo ammirare il quartiere di Chianalea in tutto il suo splendore. Attraversato il portale d'ingresso ad arco, sormontato dallo stemma nobiliare dei Conti Ruffo, ci ritroviamo all'interno del castello. Sulla parte destra si aprono dei grandi saloni con volta a botte, dove sono allestite le mostre, e sul lato opposto il faro, costruito nel 1913 per dare un punto di riferimento alle navi che attraversavano lo stretto di Messina. Affacciandoci sul lato sinistro del castello, possiamo ammirare la spiaggia della Marina Grande in tutta la sua bellezza, rinchiusa tra due scogli in modo da formare una caletta. Lo spettacolo visto dal castello è mozzafiato. La sera non può mancare una passeggiata nei vicoli di Chianalea, dove si sente il profumo del pesce appena cucinato, che ci riporta indietro nel tempo. I ristoranti caratteristici, a ridosso sul mare, propongono la cucina tipica del posto.
dopo una giornata di sole, non può mancare una cenetta romantica in uno dei ristoranti con terrazza sul mare, ascoltando le onde che battono sui piloni in legno e gustando il pesce spada appena pescato. La festa patronale si svolge il 16 agosto, in onore a San Rocco.